sia. Non vorrei offenderti, ma non capisco perché tu sia vestita così. Ma dai, mi sembra che tu vada a un matrimonio. Solo perché partiamo per le vacanze subito dopo, in aereo. Raggiungiamo nostra figlia. Scusa se insisto, ma non avevi qualcosa di un po' più semplice? Un po' più, diciamo, sì, un po' più triste, che ti dia un'aria più seria? Così sembri ricca sfondata. Andiamo a chiedere dei soldi e tu... Cioè, insomma... Adesso non ti arrabbiare. Va bene questo? Io vado a pagare e andiamo, perché sennò... Tutto bene? Io non vengo. Non parto, resto a Parigi. No, non ho capito. Ma c'è niente da capire. Sono anni che... Che cosa? L'altra volta. Ma l'altra sì, volta? Vabbè. No, non ho voglia di venire in vacanza quest'anno. Che problemi c'è? Infatti. Raggiungo se li hai tu. Stai tranquillamente a Parigi. Sì. Potevi aspettare 20 minuti, eh? Sì, 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 lo so. Non si fa così. Hai ragione. Perché non sapevo come dirtelo. Chiedo scusa. Allora andiamo? Sì, arrivo, ti raggiungo nella hall. Io vado. Non aspetti neanche tu che torno. Scusa, ma io adesso come faccio là? Comunque non ci si comporta così, eh? Quando una persona è così, che annega, non lascia. Tu non stai annegando. Tu non stai annegando. Tu stai benissimo. Sì, insomma. Smettila! Dai, su. D'accordo? Sì. D'accordo? Sì, vabbè. Tu stai benissimo. Tu e la tua famiglia. Mia madre con mio padre l'ha lasciata, non aveva nessuno, nessuno. C'è gente che non ha niente, neanche un tetto di merda. Dire che mi stai lasciando.